Zanotte 39 in questo momento, buonasera, benvenuti al telegiornale della notte, telegiornale che apriamo con il viaggio del Presidente del Consiglio che oggi è stato a Kiev dove ha incontrato il Presidente Poroshenko e poi nella tarda pomeriggio è arrivato a Mosca, nessun impegno ufficiale per questa sera, solo una cena in ambasciata, domani mattina invece molto presto. Innanzitutto Renzi andrà a deporre un fiore nel luogo dove è stato ucciso il rappresentante dell'opposizione Boris Nemtsov e poi appunto verso mezzogiorno avrà invece un incontro con il presidente Medvedev e Putin e con loro discuterà ovviamente del dossier ucraino ma anche della possibilità di un aiuto concreto da parte della Russia nella lotta al califfato e quindi nel pattugliamento davanti alle coste libiche. Mosca dopo Kiev. È un compito non semplice quello del Presidente del Consiglio, atteso domattina al faccia a faccia con Vladimir Putin, primo leader occidentale a varcare la soglia del Cremlino dall'inizio della crisi in Ucraina. Reduce dall'incontro con il Presidente Poroshenko, al quale ha assicurato l'appoggio dell'Occidente all'Ucraina per il rispetto della sua indipendenza e sovranità, Renzi è atteso a una difficile opera di mediazione con Putin, in un momento in cui l'uccisione dell'oppositore Nemtsov ha ulteriormente deteriorato i rapporti con la Russia. La deposizione di un mazzo di fiori sul luogo del delitto sarà il primo appuntamento della giornata, un gesto simbolico proprio nelle ore in cui sembra che qualcosa si muova nell'inchiesta sull'omicidio di Nemtsov. Il capo dei servizi di sicurezza russi ha confermato infatti l'identificazione di due individui, due caucasici, legati all'omicidio. La polizia sarebbe già in possesso delle loro foto. Uno dei sospetti, secondo fonti di stampa, sarebbe già morto. Si tratta di Aslan Alkanov, fondamentalista ceceno che si sarebbe suicidato all'indomani dell'assassinio di Nemtsov. Accanto al suo cadavere sarebbe stato trovato un computer che gli inquirenti stanno ora esaminando. Lo stesso Putin, oggi in una riunione al Ministero dell'Interno, avrebbe sottolineato la necessità di liberare la Russia dalla vergogna di delitti che hanno una grande risonanza, compresi quelli a sfondo politico come l'omicidio sfacciato di Boris Nemtsov nel centro della capitale. Serve una svolta radicale, ha concluso Putin, e chissà se queste parole non porteranno a una rapida conclusione delle indagini sulla morte di uno dei suoi principali oppositori politici. C'è stato un attacco poco fa in Corea del Sud, un uomo di 60 anni ha aggredito con un rasoio un diplomatico statunitense, ecco lo vedete, l'ambasciatore statunitense a Seoul nella Corea del Sud e lo ha ferito, lo vedete in questa foto, a una mano e al volto. In realtà le sue condizioni fortunatamente non sono gravi, anche se l'ambasciatore è stato subito portato in ospedale, si chiama Mark Lippert, 42 anni, mentre invece vi dicevo dell'aggressore che è stato arrestato, le prime testimonianze dicono che urlava frasi sconnesse a proposito della ricongiunzione delle due Coree, ma per ora non si sa niente di più. Però, come sapete, la inimicizia soprattutto della Corea del Nord nei confronti degli Stati Uniti è fortissima e si sta cercando ovviamente anche di risalire all'identità di quest'uomo. Torniamo invece a occuparci delle vicende italiane, di quello che sta succedendo in Parlamento, perché il prossimo 16 di marzo la legge sulla prescrizione arriverà in aula, visto che oggi è stato appunto concluso l'esame alla Commissione Giustizia della Camera. Ma forse un po' a sorpresa, ma neanche tanto, è arrivato il no di Area Popolare, ovvero del nuovo centrodestra e dell'UDC. Un no che qualcuno ha voluto leggere anche come motivato da un'irritazione, da un timore per le aperture che invece si sono registrate da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti del PD e viceversa, dunque per il rischio di una nuova maggioranza. Minimizza il ministro Boschi. Sono fiduciosa che si troverà un accordo, dice dopo aver saputo che i centristi della maggioranza hanno deciso lo strappo sulla riforma della prescrizione. Stiamo lavorando, la maggioranza ha già individuato un'ipotesi di accordo, si sbilancia. In realtà la situazione sembra piuttosto contorta. In Commissione Giustizia della Camera passa il testo proposto dai relatori con il parere favorevole del governo.
Per i reati di corruzione più gravi è previsto l'allungamento dei tempi della prescrizione, la pena massima aumentata della metà. Con il PD votano Scelta Civica, SEL e Lega, mentre Forza Italia ed Area Popolare, cioè NCD e UDC, votano contro, si astengono i 5 Stelle. Si rischia di portare il termine della prescrizione a 25-30 anni, inammissibile per un paese civile, attacca il capogruppo centrista in commissione Pagano, che accusa il governo di aver cambiato le carte in tavola. I tempi lunghi si giustificano perché la corruzione è un reato difficile da scoprire, perché si fonda sul patto tra corrotto e corruttore, replica Sofia Ammodio, PD. L'esame è solo all'inizio, discuteremo con il nuovo centrodestra, ma va salvaguardata una specificità dei termini di prescrizione per i reati di corruzione, prova a mediare il ministro della giustizia Orlando. Quello della prescrizione non è l'unico fronte caldo. Al Senato slitta la discussione sul disegno di legge anticorruzione. In commissione non risulta ancora formalmente presentato l'emendamento del governo annunciato da Orlando, con sanzioni più gravi per le società quotate, ma più lievi per le piccole aziende. Secondo il calendario doveva arrivare in aula domani, se ne riparla invece tra il 17 e il 19 marzo. E come vi dicevo, appunto oggi c'è stata un po' questa sorpresa di questa apertura del Movimento 5 Stelle, in particolare nei confronti della maggioranza del Partito Democratico, nel merito per discutere del reddito di cittadinanza e della riforma della RAI. Ovviamente ci sono state le reazioni da parte delle PD che segnalano un percorso che non sarà proprio facilissimo né del tutto lineare. Beppe Grillo apre al dialogo. Parliamo con tutti, Partito Democratico compreso, dice il leader dei 5 Stelle, partendo da due vecchi cavalli di battaglia, reddito di cittadinanza e riforma della RAI. Parole che vengono non dal blog, ma da un'intervista al Corriere della Sera, in cui fa autocritica anche sui divieti di partecipazione ai talk politici degli eletti nel partito. Dunque una nuova fase per i 5 Stelle, favorita dall'incontro con il presidente Mattarella, che Grillo definisce persona sensibile e aperta ai temi del movimento. Abbiamo speso tempo per far capire al presidente che non sono come mi descrivono, quello che urla, ha detto l'ex comico, e credo sia rimasto piacevolmente sorpreso. L'apertura grillina trova d'accordo anche il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, convinto che l'importante è stare in Parlamento e trovare una proposta di mediazione valida. Il reddito di cittadinanza è all'esame in questi giorni in Commissione Lavoro in Senato, e sulla riforma del servizio pubblico la linea grillina è sempre la stessa: trovare un consiglio d'amministrazione per la RAI sorteggiato in base a criteri di merito. La svolta di Grillo trova Sel entusiasta. Su RAI e reddito minimo in Parlamento c'è una maggioranza possibile, dice Nichi Vendola. Noi siamo sempre stati aperti al dialogo con i 5 Stelle, ma la nostra linea sulle decisioni già prese non cambia, puntualizza il ministro per le riforme Maria Elena Boschi. E il capogruppo PD alla Camera Speranza prende atto della novità. Se Grillo ha scelto di invertire la rotta e i 5 Stelle hanno deciso di scendere dai tetti, il Partito Democratico è pronto a confrontarsi nel merito di riforme che possono essere utili al Paese, senza alcun pregiudizio. Non tarda la risposta di Grillo dal suo blog: non c'è alcuna inversione di linea nel Movimento, abbiamo sempre accolto suggerimenti e miglioramenti sulle nostre proposte fatte in un Parlamento, scrive il leader 5 Stelle, espropriato dal governo Renzi della sua centralità a furia di decreti legge. E parliamo adesso della Lega, perché se per caso avete visto l'intervista del segretario della Lega Salvini questa sera alle Invasioni Barbariche, avrete notato che a proposito di Tosi si è espresso dicendo che spera che giocheranno la loro partita insieme, ma in realtà domani appunto il sindaco di Verona Flavio Tosi e Salvini si incontreranno, e questo incontro non avviene sotto i migliori auspici, anzi già si dà quasi per certa una sorta di mini scissione all'interno del partito. Nella Lega si avvicina l'ora dello strappo tra Tosi e Salvini, anticipato e preparato in Veneto dal distacco di una costola del Carroccio in consiglio regionale. Il presidente della Lega Veneta, Luca Baggio, dà vita al nuovo gruppo Impegno Veneto, insieme a un altro consigliere in uscita dalla Lega, Matteo Toscani, e a un ex consigliere di Forza Italia, Francesco Piccolo. No, la deriva a destra di Salvini, rappresentiamo i moderati, siamo contosi, dicono gli scissionisti. La nascita del gruppo, secondo la legge elettorale regionale, consentirebbe al sindaco di Verona, Flavio Tosi, di candidarsi a governatore nelle prossime elezioni di maggio, senza l'obbligo di raccolta delle firme.
Domani si riunirà il Parlamentino della Lega Veneta con il debutto del commissario Giampaolo Dozza, imposto da Salvini contro il segretario in carica, che poi è lo stesso Tosi. E lunedì scade l'ultimatum del capo del Carroccio al sindaco veronese. O scioglie la sua fondazione oppure è fuori dal partito. Nelle ultime ore Matteo Salvini ha usato toni insolitamente morbidi, stimò Tosi come politico e amministratore, può avere un futuro nel partito, spero che nessuno voglia rompere. Ma l'ostracismo verso il sindaco commissariato in Veneto, non invitato sul palco nella manifestazione di sabato a Roma, isolato dalla piazza, accusato di non voler appoggiare Zaia per ambizioni personali, sembra ormai una via senza ritorno. Tosi ha incontrato a Roma Angelino Alfano, preludio all'appoggio del nuovo centrodestra alla sua eventuale candidatura a governatore veneto. Uno strappo che, dividendo il fronte moderato, favorirebbe la corsa della candidata del centrosinistra, Alessandra Moretti. Tanto più che non è ancora chiuso l'accordo su Zaia con Forza Italia, che chiede a Salvini di confermare l'alleanza con il nuovo centrodestra, anche per salvare la sua alleanza con Alfano in Campania. E ci potrebbero essere novità su quello che è uno dei cavalli di battaglia della Lega, ovvero la lotta all'immigrazione, in particolare quella clandestina. La novità arriva fra l'altro nel giorno in cui purtroppo si devono celebrare i funerali di altre 10 persone morte perché si è rovesciato il gommone sul quale stavano viaggiando, mentre pensate altri 1000 migranti sono stati fortunatamente invece tratti in salvo dalla nostra marina. Ebbene, vi dicevo, l'Unione Europea oggi è intervenuta e ha deciso di accelerare in qualche modo la risoluzione del problema, così la Commissione, che è presieduta dal greco Avramopoulos, ha deciso che appunto servono misure rapide e concrete perché, ha detto, non è più questione di Mare Nostrum ma di Europa Nostra. E così ha annunciato un pacchetto di provvedimenti che dovrebbe coinvolgere sempre di più l'Unione e anche i paesi ovviamente direttamente più interessati al fenomeno. Il piano era già in agenda ma verrà anticipato da metà maggio rispetto all'iniziale data di luglio. E colpiscono anche le parole del vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans. Secondo lui l'Unione Europea deve cooperare anche con i regimi dittatoriali per fronteggiare appunto il fenomeno dell'immigrazione. E noi adesso invece ci spostiamo a Pompei, una vicenda di cronaca, perché quello che era ormai l'ex commissario straordinario per gli scavi di Pompei, Marcello Fiori, colui che avrebbe in qualche modo dovuto mettere in sicurezza appunto uno dei siti archeologici più importanti del mondo, invece è stato accusato di aver provocato un ingente danno erariale, lo dice la procura, che ha chiesto il sequestro di una cifra intorno ai 6 milioni di euro. 5 milioni e 778 mila euro richiesti per danno patrimoniale. A tanto ammonta il sequestro di beni chiesto dalla Procura Generale della Corte dei Conti nei confronti dell'ex commissario straordinario per l'emergenza scavi Marcello Fiori, per lavori per le attrezzature e l'allestimento del Teatro Grande nell'area archeologica di Pompei, riaperto l'estate scorsa dopo 5 anni. Dirigente di spicco di Forza Italia, coordinatore nazionale dei club Forza Silvio, già stretto collaboratore dell'ex capo della Protezione Civile Bertolaso, Fiori è stato ora invitato dalla magistratura contabile a fornire adeguate deduzioni sull'utilizzo di quei fondi, insieme ad altri 9 dirigenti del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Campania, tutti responsabili a vario titolo di aver approvato il piano di interventi e di averne assicurato la congruità rispetto all'obiettivo della messa in sicurezza e della salvaguardia dell'area, si legge nel provvedimento. Una vicenda per cui Fiori è già stato rinviato a giudizio al termine di una inchiesta della Procura di Torre Annunziata per abuso d'ufficio, frode e truffa ai danni dello Stato. Vicenda che nasce dal decreto del 4 luglio del 2008, presidente del Consiglio era Berlusconi, che aveva dichiarato lo stato di emergenza a Pompei dopo i tanti crolli e stanziato risorse per 79 milioni di euro finalizzate alla messa in sicurezza dell'area. Una gestione straordinaria poi prorogata fino al giugno del 2010, definita dalla magistratura contabile abnorme e illegittima. Accuse infamanti, si è difeso Fiori in una conferenza stampa a Montecitorio, abnorme è un provvedimento adottato senza una condanna e poche settimane prima della prescrizione del reato. E invece domani il GIP a Palermo dovrebbe convalidare l'arresto di Roberto Helg, ormai anche lui ex presidente della Camera di Commercio, nonché
paladino dell'antimafia che, come sapete, invece è stato arrestato in flagrante per aver intascato una tangente. E questa vicenda ha destato scalpore ovviamente non solo a Palermo ma anche nel resto del paese, tanto che oggi la presidente della commissione antimafia, Rosy Bindi, ha annunciato che presto la stessa commissione indagherà anche sui cosiddetti movimenti antimafia. Adesso invece è il momento di parlare di sport. In studio c'è già Paolo Pellacani, a lui la linea. Sì, buonasera. La Coppa Italia in primo piano, Lazio-Napoli, la gara di andata della semifinale di Coppa Italia finisce 1-1 all'Olimpico con i gol di Klose e Gabbiadini nella ripresa. Domani l'altra semifinale a Torino tra Juventus e Fiorentina, il ritorno di Pogba dal primo minuto tra i bianconeri. Gonfio al petto Massimiliano Allegri parlando nel mese di marzo della sua Juve ancora presente in tutte le competizioni in Italia e all'estero. Un modo per dire che quando il gioco si fa duro i duri giocano e la Juventus si dimostra la più attrezzata. Ma dopo lo zuccherino il tecnico non manca di stigmatizzare quei 20 minuti finali di blackout contro la Roma che non sono ammissibili per una grande squadra. Non deve più succedere, ci vuole maggiore attenzione a cominciare da questa semifinale di Coppa Italia che ripropone il confronto con la Fiorentina come lo scorso anno in Europa League. Rispetto all'ultima di campionato ritorna uno dei pezzi pregiati, Paul Pogba, mentre ci potrebbe anche essere un turno di riposo per Tevez. Dopo 8 mesi possibile un ritorno in campo per Barzagli, ma non dal primo minuto. Allegri sogna il triplete e fa capire quanto tiene la Coppa Nazionale. È 20 anni che la Juventus non riesce a vincere la Coppa Italia, quindi abbiamo il dovere di provarci. Quindi domani andrà in campo quella che secondo me è la formazione ideale per giocare la partita. In quanto a motivazioni non è da meno Vincenzo Montella, ancora digiuno di successi personali, che si sta godendo una Fiorentina lanciata da un periodo felice di 12 risultati utili di fila. Il tecnico trova la spiegazione nella testa dei calciatori più libera rispetto al passato, quando pesava un po' lo stupire per forza. Adesso però c'è anche un Salah in più, che giocherà nel tridente con Joaquin e Gomez. Ancora dubbi sul recupero di Borja Valero, K.O., Pizarro e Savic. Proprietà smane dalla voglia di alzare un trofeo, credo che tutto sommato in questi 10 anni se lo meriterebbero pure per quanto hanno fatto anche economicamente, no? E si continua a lavorare per permettere al Parma di tornare in campo prossima gara con l'Atalanta, che tra l'altro ha esonerato oggi il tecnico Colantuono, al suo posto è Di Reia. Il sindaco Pizzarotti cerca sponde in Federcalcio, ma l'ultima uscita del presidente Manenti non ha convinto nessuno. Intanto indagato per bancarotta fraudolenta l'ex presidente Ghirardi e si è dimesso il direttore generale Leonardi. I destini del Parma passano per l'imminente assemblea di Lega e soprattutto per l'udienza del giudice fallimentare del 19 marzo. L'ultimo colpo di scena riguarda l'ex presidente Ghirardi, sotto inchiesta per il reato di bancarotta fraudolenta. Il presidente Manenti ha cercato di spargere ottimismo ripetendo che il budget necessario per salvare la società è pronto. I pagamenti assicura arriveranno nei prossimi giorni, ma intanto la tappa più vicina è la partita con l'Atalanta. Il sindaco Pizzarotti ha fatto il punto con la Lega di A ed il presidente della Federcalcio Tavecchio. Abbiamo un piano per fare in modo che il match si giochi, ha detto il numero uno di Via Allegri, che esporrà il suo progetto ai giocatori del Parma. Sulla stessa sintonia il primo cittadino di Parma. Le possibilità che si scende in campo sono salite in poche ore dal 40 al 50%, però è da venerdì scorso che Manenti non mi contatta. A Collecchio il clima rimane di preoccupata attesa, fra i pochi ad aver voglia di parlare la ex bandiera gialloblu Crespo. Io qua a 40 anni quasi, sono qui, vivo a Parma da 5 anni, a 40 anni firmo un contratto con il Parma Calcio e non so che 7 mesi dopo potrebbe fallire e invece ero consapevole che sì, no, parlavo italiano quando avevo 22 anni, potevo capire che nel 2003, quindi 3 anni dopo che io lascio il Parma, la Parma da fallire, cioè una cosa che è follia. L'ultimo in ordine di tempo ad aver lasciato il Parma è il direttore generale Pietro Leonardi, che si è dimesso per motivi di salute, ma anche per dare un segno di discontinuità rispetto alle precedenti gestioni. Bene, con lo sport è tutto, a te Flavio. È tutto anche per noi, non ci sono altre notizie, mezzanotte e 58 in questo momento, vi auguro la buonanotte, domani alle 7:30 il nuovo telegiornale.